Amici, eccoci qua con tre rappresentanti e che rappresentanti del team Sommesi Idra, quest'oggi qui al Idra Day, importante manifestazione di Casa Idra. Ecco qua abbiamo Simone Donetti che se vuole presentarci i suoi amici, buongiorno, compagni di squadra. Franco Conte e Fabio Bertoletti. Ecco, allora Simone, vuoi raccontarci due cose di come... Sì. Hai visto questo Idra Day? E... Guarda, esatto, volevo innanzitutto ringraziare tutti i partecipanti, quest'anno sono stati numerosissimi, abbiamo chiuso a 52 squadre nonostante l'idea iniziale era di chiudere a 50, poi per forza di cose abbiamo dovuto chiudere nonostante ci fossero ancora delle persone che avrebbero voluto partecipare. I laghi sono stati molto 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 buoni. C'è stata una buona pescosità in tutti e tre. Nel lago 2 dove ha pescato Franco la pesca era un po' più difficile, però diciamo che tutti si sono divertiti e la manifestazione, quella che per noi è la più importante di tutto l'anno, è andata diciamo molto molto bene. Le canne sono piaciute, i materiali sono sempre apprezzati, quindi bene, molto quindi bene. La ciliegina sulla torta di quest'anno è che la mia squadra finalmente dopo un bel po' di tentativi siamo riusciti anche a vincere questa gara. Vedo che hai in mano qualcosa da presentarci. Sì, vi do due indicazioni di come abbiamo pescato tutti e tre, perché comunque per quanto i laghi siano diversi sono comunque abbastanza similari. L'impostazione, l'idea di gara che avevamo era praticamente pressoché identica per tutti e tre. Abbiamo pescato abbastanza sottile con delle lenze dritto filo dell'HDR del 12,5 con degli ami IM701 che è il nostro nuovo prodotto, un amo nichelato nero robusto ma col filo molto sottile e leggero, in quanto proprio abbiamo cercato di pescare il più sottile, il più fine per quanto i pesci lo permettono. Una tipica pesca sono comunque di carpe inverno, dal chilo e mezzo, 2 kg, certo, 3 kg, pesci importanti. Però ci siamo accorti ieri provando che il pesce era ancora staccato dal fondo, era comunque in attività, ma più pescavi pesante e grossolano più era difficile prendere. E niente, io sono capitato il picchetto 5 a 5 nella sponda chiamata delle anetre lago 1 e ho vinto il mio settore con 26 kg e qualcosa. Bene. Pescati a 11-13 metri. E tu dove eri posizionato? Io nella zona banana. La zona banana. Zona banana è dobbiamo un posto spiegare ai nostri amici qual è. Insomma. È nella curva del lago 2. Lago 2, quindi un lago più difficile. Sì, più difficile, infatti il pescato è molto, molto meno. Sui 9 kg e 3 ho vinto con 7-8 pesci. Sono partito 11 con 0,50. Dopo 40 minuti avevo un pesce, cioè un carasso. Sì, 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 certamente. Poi a 13 ho pescato subito con un metro fuori punta, con 0,75, e lì ho fatto 2-3 pesci. E poi anche lì la pesca è andata a morire, ho pescato poi con 0,75 e con 2 metri di filo. E ho preso il restante. Oh, scusa. E tu invece? Io al lago 3 ho fatto la prima ora e mezza non pervenuto perché volevo fare tanti chili, invece non li ho fatti, pescando un po' più corto. Poi ho visto che la pesca... Quindi oggi la pesca corta non ha reso. Ho visto che la pesca andava a farsi molto difficile, mi sono assottigliato molto con quegli ami lì, ho usato addirittura il 20 io, col dritto filo del 12. E poi ho trovato una bella pescata, ho fatto i miei 10-12 pesci che sono bastati per vincere. Bene, non ci resta che ringraziare i nostri amici dei Sommesi. Vi do appuntamento ai prossimi episodi. Tra poche settimane saremo a Torino per l'11 di dicembre, saremo a Torino al lago di Bianzè, l'oasi di Bianzè. Vi aspetto numerosi anche in quell'occasione per provare i nostri prodotti e per pescare con noi, che ci fa sempre piacere. Ciao a tutti. Ciao amici, a tutti, qui da Laghi Tensi. Amici, buon pomeriggio qui dai Laghi Tensi, siamo qui con Giancarlo Armiraglio, patron dell'Idra, per presentare la nuova attrezzatura del 2022 con le nuove rubasier. Allora Giancarlo, illustraci un pochettino quali sono le caratteristiche delle nuove canne. Ma prima di tutto ciao a tutti, siamo ai Laghi Tensi per il nostro annuale Idra Day, quello più grande di tutti, quello più vicino all'azienda, per cui diciamo
non il più importante ma il più sentito. Siamo riusciti a mettere, a invitare, a avere 160 partecipanti, siamo veramente sold out, tutti i laghi pieni e siamo veramente contenti. Dopo un anno di lockdown è stata veramente una cosa positiva. E questo è importante. È molto importante. Nulla, oggi abbiamo presentato tutto il prodotto 2022. Qui adesso Giorgio sta facendo un filmato sulle nuove Rubasien, che sono le nostre tre fasce più la Margin. Ecco. Penso che abbiano ricevuto notevoli apprezzamenti, per cui siamo veramente contenti. Poi abbiamo presentato un po' tutto il prodotto 2022 e insomma siamo contenti. Dai. Una buona giornata, in amicizia, tante persone. Ecco, però andiamo un pochettino sullo specifico di queste canne. Ad esempio parliamo della top. Vabbè, diciamo, di gamma. Sì, diciamo che qui abbiamo tre canne fatte tutte su un unico fusto, però con tre caratteristiche molto diverse. Abbiamo l'Infinity, che è una canna adatta per tutti i laghi commerciali, che monta una punta bronze, che per cui è una punta di terza fascia, canna che permette tranquillamente una pescata anche a 13 metri, ma anche con degli elastici molto importanti per tutti, esatto, i laghi commerciali, per i carpodromi. Poi invece abbiamo la Specimen, canna di cui siamo molto orgogliosi quest'anno, perché la proponiamo con un pack molto molto interessante e a nostro avviso anche con un prezzo interessante per quello che proponiamo e per la caratteristica della canna. E poi abbiamo il sogno, che l'abbiamo chiamato Dream, perché è veramente eccola qua, è veramente un gioiello. Anche la serigrafia è molto bella, sì, molto... Che è la nostra top di gamma, una canna specifica da bianco, leggerissima, bilanciata. Diciamo che siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare. No? Va bene, allora auguriamo a Casa Idra, insomma, tutto il meglio per questo nuovo 2022, con queste bellissime e magnifiche canne. Che dire, un saluto dai Laghi Tensi per l'Idra Day. Giorgio Tosi.